registrato di domenica, però dato che è un giorno un po' speciale, come avete letto dal titolo, volevo vloggare il giorno del mio compleanno. Mi sto piastrando i capelli, poi farò le foto che ovviamente chi mi segue li vede su Instagram. Vorrei dire grazie a quelli che hanno fatto gli auguri sia su Instagram che sotto in questo video, che ovviamente voi vedete martedì, ve lo dico già da adesso perché poi non so più quando dirvelo, dato che questo sarà l'ultimo vlog, perché sinceramente registrare una settimana almeno 3-4 vlog è stato difficile per me, non ce la facevo più, per cui per un bel po' pausa vlog, perché sennò cioè, dureranno l'infinito e oltre. Comunque, grazie per quelli che mi faranno gli auguri sotto in questo video e per quelli che ovviamente mi hanno fatto gli auguri su Instagram. Comunque, se volete vedere le mie foto anche del compleanno, seguitemi su Instagram. E niente, adesso gonfieremo i palloncini insieme. Dato che domenica i negozi sono tutti chiusi, non so se cosa faremo. Festeggio perché mia mamma mi ha preso la torta, per cui vi farò vedere anche la torta, però tanto quelli che hanno già visto praticamente le foto e la torta, ovviamente l'hanno visti prima su Instagram, e quelli che non hanno Instagram le vedranno in questo video. E niente. È da mezz'ora che mi sto piastrando i capelli, ma non è facile perché cioè, me li sto facendo da sola. Vabbè, ci vediamo dopo. Vi faccio vedere tutto quello che faccio e spero che questa sia la volta buona, che non durerà tanto il vlog come l'altro dell'anniversario. Comunque, grazie per quelli che mi hanno fatto gli auguri per l'anniversario. Vi rispondo qua. Una cosa veloce: da febbraio inizieranno i video già registrati, per cui tutti i video che vedete saranno registrati. E ovviamente ne sto registrando altri, per cui tutti i video che ovviamente vedete da febbraio saranno tutti registrati tranne i vlog. Detto questo, che parlo fin troppo, ci vediamo dopo che è meglio. Questo è il primo regalo ricevuto. Ve lo faccio vedere adesso, che così dopo lo scarto e lo metto nel vaso. Ho fatto già da anni, mi è caduto praticamente il vaso in mano e si è spaccato. Per fortuna non mi sono tagliata. Iniziamo bene. Comunque, queste me le ha fatte il mio ragazzo con il bigliettino, che ovviamente è uguale. Ed è così. Ovviamente le foto le metto tutte su Instagram, per cui andate lì a vederle. Ma non va prima 62.
e i ristoranti supermercati. Vere in oltre 40 città. Quando pensi a una pausa, pensi solo a te. Loro va per dopo te lo riguardi, si mette a ridere. Almeno hai preso. Apriamo in diretta il primo regalo. Gli altri le farò vedere nei video dei regali. Allora, ci vuole una. Questo era il primo regalo che ho ricevuto un mese fa, perché dato che non vedo la persona che me l'ha dato, allora me l'ha dato prima. Vediamo che cos'è. Che bello! No, vabbè. Mano di donna. Giuseppe Gioin, delitto dell'amore sul lago di Como. Chissà che... di che cosa parla. Secondo me... è fatto così. Che carino! Però passiamo al regalino. Questo ve lo faccio vedere. Gli altri no, ce ne sono tantissimi che ancora devo far vedere. Apriamo. Swarovski. Questo però è l'autoregalo. Tan tan tan, tan tan. Che bella scatoletta. Che bello scartare. C'è ovviamente il cartellino. Non si vede niente, però. Scusate la televisione. È un braccialetto. È troppo bello. Ovviamente dello Swarovski. Qua. Ups, ho fatto un gesto. Comunque c'è qualcosa. Non so se si vede. Ta-dam. È troppo chic. Chiccheroso. E niente, questo è l'autoregalo che mi sono fatta. Gli altri ve li farò vedere più in là, nel prossimo vlog, cioè vlog, nel prossimo video dei regali, ovviamente. Ve lo faccio vedere indossato. Ha fatto così. È troppo carino. Adesso scartiamo i fiori.
Non so neanche se. Ecco il risultato. L'ho messo qui. Perché avevo rotto il vaso e l'ho dovuto separare. Questo è il risultato. Proviamo a gonfiare questi, così faccio le foto. Non sono diversi. C'è giù la televisione a palla, per quello che si sente. Se riesco ad aprirlo. E non faccio danni come l'altra volta. Allora, questo è il 5. Non è vero. Magari 25. Torniamo indietro. Spero che almeno questo non è rotto. Yes! Che bello! Facciamo il 6. Servono se magari ti si rompe il pallone. Questo però è troppo grande. Ops, ho calcolato le misure sbagliate. E adesso come faccio? Non ci credo, non me ne va bene una giusta. Ah, questo è grandissimo, com'è possibile? Non va neanche. Cioè, non è possibile. Perché? Perché? Ma perché? Non è giusto. Non c'era scritto. Sì, c'era scritto. Ma io non l'ho letto. Perfetto. Allora, quello piccolo, 36 centimetri. Quello grande, 80. Perché invece di leggere? Cioè, mi è andata male. Vabbè. Le foto le farò così, lo devo farci. È già buio, sono le 6:30. Comunque, dato che era tutto chiuso, negozi chiusi, eccetera, dovevi solo, diciamo, fare la passeggiata. Ovviamente non siamo usciti per... Comunque non siamo usciti perché giustamente era tutto chiuso e allora... Siamo rimasti a casa, abbiamo fatto un bel po' di foto, ho risposto a tutti i messaggi, i commenti, sia privato che non privato, sui social e ovviamente anche su WhatsApp, eccetera. E... Comunque, detto questo, volevo dirvi una cosa veloce. La torta che avete visto non era quella che volevo. Praticamente era... doveva essere col numero, cioè vi metto una foto qua per darvi un esempio. Io la volevo così, però i pasticceri hanno fatto quello che volevano loro e giustamente ormai la torta l'avevano già fatta, per cui ho detto vabbè, amen. Comunque io ero arrabbiata, ero incazzata nera perché hanno sbagliato a fare la torta che non era quella. Anche i miei erano arrabbiati, ma ormai cosa, cioè, cosa facevi? Comunque, questo è quello che è successo, che la torta era sbagliata, non era così, e hanno sbagliato, hanno messo una O invece di fare un numero.
tutto qua. Comunque niente, adesso vado a mangiare. Questo è pasta. Vediamo se vinco il mio compleanno. Allora, 37, 16, 15, 20. C'è il 23, il 36, no, perché c'è il 37, 45, 46, no, 18, 34, un gas. 13, 25, niente. Lui gratta veloce, ovviamente. 27, 31, 17, 46. 37, hai vinto 10. Davvero? Non è vero. Brodo, dai, ma prendi anche per il cucciolo. Per non dire parolacce, perché non si può dire parolacce. Cioè, ma si può? Non lo so, mi prende anche per i fondelli. Dai, almeno 10 euro. 11, 45 non c'è, 27 no, 18, 18. Sì, ma sono numeri alti. Di se c'è 27. Non ci credo. Ultimo. Bene. Allora, meglio prenderli la macchina, ti ho detto. Secondo me sono sfigata quando gratto in casa, secondo me. Non c'è niente questo da vinci. Fare. Vinci 2 euro. 2 euro, questi vinci. 22, 27, 15, 14 e 23. C'è 30. Che non c'è. C'è 34. 34 che non c'è. C'è il 36. 36 non c'è. C'è il 17, c'è lo di là. No, c'è il 15. C'è il 42, non c'è. Non c'è. C'è il 40, non c'è. C'è il 25, non c'è. C'è il 13, c'è il 14. Sì, ma gratta bene, non si capisce niente. Prego. 3 milioni abbiamo vinto. Sì, 2000. Cioè, non abbiamo vinto neanche 2 euro. Di tutti questi. Bene. Direi che concludiamo qua il vlog. Al prossimo video. È meglio.